Namaste, saluto la luce che è in te. Ben ritrovati a tutti, adesso andiamo a fare un video completo di ginnastica dolce, quindi di esercizi sia ginnastica posturale che yoga posturale, ma sempre molto dolce e soft, quindi adatti a tutti. Iniziamo con i movimenti respiratori e il basculaggio del bacino. Espira profondamente, l'addome rientra, il coccige si abbassa, inspirando rilascia. Lascia che il bacino si muova in modo molto morbido, quindi non spingere il sedere indietro schiacciando la schiena, non devi mai sentire tensione alla schiena. Quando vai qua è la posizione neutra, espirando attivi addome e se vuoi anche un pochino i glutei, ma prova anche solo con gli addominali. Tieni le spalle abbassate, il collo rilassato. E ora mantieni il coccige giù e sposta il bacino un po' a destra, un po' a sinistra, quindi inizia a oscillare lateralmente fino a fare un bel cerchiolino, tutto il cerchio con il bacino in un senso e nell'altro. Inizia a sciogliere quindi le tensioni nell'area lombosacrale. E ora da qua, mantenendo sempre il bacino morbido, inizia a sciogliere anche le spalle. Inspirando sollevi un braccio, espirando lo porti giù. E cambio con la mano di taglio senza sollevare la spalla. Quindi non fare questo, ma tieni sempre la spalla giù. E ora da fuori, quindi apri la mano verso fuori, solleva il braccio e ritorna giù. Inspira, l'altro, espira, scendi. Sali e scendi. Ora sali, fletti anche un pochino il busto dall'altra parte. Stesso movimento col braccio e con la spalla. Piccola inclinazione anche del busto, attivando gli addominali. E poi il movimento completo di circonduzione di un braccio e dell'altro, guardando come le dita della tua mano con lo sguardo e ruotando un po' il busto, quindi facendo una piccola torsione. Inspira in avanti, espira dietro e giù. E extra ruotando la spalla, vai da dietro in alto, in avanti e giù. Inspira, espira, non sforzare mai la spalla, quindi fai il movimento in modo molto naturale, mantenendo la spalla abbassata. E ora ritorna al centro, molleggiando un po' sulle gambe, lascia oscillare le braccia avanti e indietro. Da qua andiamo a piegare le gambe andando un po' indietro con il sedere, quindi muoviti dal bacino nello squat, la posizione della sedia. Le gambe rimangono sempre parallele, trova però la giusta larghezza delle tue gambe, perché ognuno è diverso, in teoria sarebbero la larghezza delle anche, però non tutti sono comodissimi in questa posizione, magari hai bisogno di aprirle un po' di più. L'importante è che le ginocchia non superino i piedi e non si chiudano, quindi non fare questo quando pieghi le gambe, piegale sempre con le ginocchia ben distanziate fra loro. E ora mentre scendi, inspira, porta le braccia in avanti, mentre risali rilassa le braccia, scendi fin dove riesci a mantenere ginocchia sui piedi, piedi ben appoggiati. Non sollevare i talloni.
ancora tre volte, piano piano, sempre con dei bei respiri. E sciogli. E ora sciogli anche le dita dei piedi. E fai la piccola marcia sollevando i talloni e appoggiandone uno alla volta. E ora spostando il peso su un piede, solleva l'altro come a calciare il gluteo. Uno e due. E vai come con la mano a toccare il tallone opposto, ovviamente. Non voler arrivare, non piegare la schiena, mantieni sempre l'allineamento e arriverai dove arrivi. Ancora una volta, bene, stringi i glutei ma non stringere troppo le cosce e poi rilassa. E adesso apri l'anca verso l'esterno. Quindi appoggia il piede, solleva una gamba e l'altra lateralmente. Da lì porta su anche le braccia a candeliere, stringendo gli obliqui dell'addome, quindi attiva l'obliquo. Se non riesci ad andare così in alto, ovviamente stai più giù, trova sempre il tuo ritmo e la tua intensità. E ora andremo a fare l'incrocio, quindi con il gomito andremo verso il ginocchio opposto. Sciogli un attimo, respira. E ancora, sempre sposto il peso sul piede, ginocchio, gomito opposto. Espira, stringi l'addome, inspira, torna giù, espira, inspira. Quattro, tre, due, uno e di nuovo rilassa, scuoti un po', dovresti sentire già tutto il corpo bello attivo. Adesso andiamo ad allungarci un pochino, una gamba più avanti, una più indietro, allunga il polpaccio, tira anche lo psoas, il muscolo anteriore della coscia, respira, allineati il più possibile e cambio l'altro e bei respiri profondi. E adesso appoggiati al muro se vuoi, puoi afferrarti la caviglia se ci arrivi, allunga la coscia. Se ce la fai, stacca la mano dal muro e allenati anche nell'equilibrio. Un bel respiro, espira dall'altro lato. Sempre se vuoi equilibrio, se no con la mano al muro. Respira, spingi un po' indietro l'ombelico. Inspira, espirando come scendere una vertebra per volta, ti appoggi sulle cosce o se ce la fai, porti le mani a terra, rilassa schiena, collo, braccia, spalle. E molto lentamente, ripassando dall'appoggio sulle cosce, srotola e torna su. Testa e braccia, inspira, espira, sciogli le spalle, fai dei bei cerchi. E il movimento del pettine, come a pettinarti i capelli. Con l'avambraccio davanti, su
e dietro. E poi rilassa, fai un altro bel respiro ed espirando relax. Benissimo, bravissimi. Dobbiamo sentire tutta l'energia che già circola. Se vuoi, segui altri miei video di Yoga Flow che sono molto completi e mettono proprio bene in forma tutto il tuo corpo. Ringrazio te stessa per aver seguito fin qua. Continua a seguirmi e leggi tutti i consigli sotto al mio video e condividilo con chi vuoi. Namaste.